Questa trasmissione è offerta da Modula Group e Modo. Buon pomeriggio da Udine, è un sabato speciale perché è in corso Friuli Doc, un po' silenziata evidentemente dalle norme Covid, ma l'importante era dare segno di continuità. Qui al mio fianco ci sono i numeri uno delle organizzazioni a Coldiretti e poi c'è anche Confartigianato, saluto il presidente Pavane e il presidente Tilatti. Io vorrei cominciare subito con Tilatti perché di fatto qui domina l'artigianato. Beh, domina, c'è una rappresentanza assieme in questa piazza che proviene un po' da tutta la regione, non solo da Udine, quindi è un omaggio a questa festa che nonostante le difficoltà abbiamo voluto essere presenti. Ci fa piacere anche di avere a fianco gli amici dell'agricoltura perché insieme abbiamo la doppia A, abbiamo un rating importante, siamo diciamo due categorie importanti nell'economia di questa regione. E credo che anche loro come noi si sono messi a disposizione di questa città per rilanciare dopo questa tremenda esperienza che abbiamo vissuto. Senta, Piazza Venerio è una vetrina per l'artigianato, il visitatore che cosa trova? Beh, trova l'artigianato artistico che va dalle produzioni dei manufatti, poi va all'agroalimentare, alle produzioni anche nelle stoffe, cioè c'è un po' di tutto, la rappresentanza di quello che era la tradizione vera del mondo dell'artigianato. Senta, possiamo guardare all'autunno con un po' di ottimismo? Beh, credo che noi Presidente non possiamo che guardare con ottimismo, siamo un po' preoccupati ma non disperati, ma determinati a guardare non solo l'autunno ma anche traguardi il prossimo anno, cercando di trasmettere ai nostri operatori, ai nostri associati, ai nostri amici del mondo dell'artigianato, delle categorie, di trasmettere un segnale di positività. Sappiamo che la partita è difficile ma siamo talmente attrezzati ad affrontare difficoltà che credo che anche questa la supereremo. Allora Tilatti rimarrà con me per tutta la diretta che è iniziata alle 17. Adesso vado da una signora che ha un cognome che devo dire, direi che sarebbe riconducibile a questo cordoncino, si chiama Seminara, quindi direi più Coldiretti, e non a caso lei parla prima del presidente Pavan. Allora lei di fatto ha una responsabilità che guarda soprattutto a Udine. Sì, in realtà io sono un'artigiana e rappresento per la zona di Udine la Confartigianato. Ecco, in questa piazza ci sono partite IVA. Ci sono tanti artigiani nostri di Udine ma anche delle zone vicine, insomma siamo presenti come sempre, cerchiamo di tenere duro perché non è semplice in questo frangente naturalmente, però ci siamo. Senta, in un periodo insomma, comunque di preoccupazione, chi è artigiano deve avere idee, è facile mantenere l'equilibrio? No, non è facile, bisogna cercare anche nuove strade, in questo caso siamo stati anche aiutati e sollecitati oltre che dal Comune, da Promoturismo affinché partecipassimo comunque a questa edizione di Friuli Doc, siamo stati anche sostenuti, quindi siamo naturalmente dispiaciuti perché le persone che vengono sono poche, però partecipi e continuiamo a sperare nel meglio insomma. Allora anche la signora Seminara rimarrà a portata di mano, vedete queste uova, ma ne parleremo in maniera approfondita, sono colorate, qua c'è la magia di Sant'Eliseo o rimaniamo fermi pure su questo interrogativo e chiedo al buon Pavan, ma è arrivata prima la gallina o l'uovo? Ma non siamo noi a dare questa risposta, dobbiamo lasciare l'interrogativo e tutti si pongano questa domanda. Sicuramente un motivo in più quest'anno di grande soddisfazione agli Oscar Green che hanno visto il premio dell'innovazione per i giovani agricoltori che portano innovazione all'agricoltura, e sicuramente questo è un aspetto per noi veramente di grande orgoglio. Ieri sera si sono svolte le premiazioni dei finalisti regionali e che con grande orgoglio dobbiamo
evidenziare il fatto che quest'anno, per il terzo anno consecutivo, saremo anche alla finale nazionale, quindi un grandissimo orgoglio per quanto riguarda l'agricoltura del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto un grande orgoglio per i nostri giovani. Senta, così diamo altri messaggi positivi. Quest'anno finalmente siamo orfani della cimice. Sì, diciamo che l'abbiamo contenuta, l'abbiamo un attimino un po' ridimensionata. Sicuramente sono stati anni di grande battaglia, di grande lotta per riuscire a contenere questo insetto che in Friuli, in regione, ha fatto veramente, causato veramente tantissimi danni. La scorsa settimana mi sono confrontato con i nostri produttori di frutta, in modo particolare, perché era il settore più colpito, e devo dire che sono particolarmente soddisfatti. C'è ancora una minima presenza, c'è ancora qualche danno, però diciamo che insomma possiamo guardare al futuro con grande ottimismo, e soprattutto io ringrazio tutti gli agricoltori che con grande caparbietà hanno voluto continuare a portare avanti da un lato la battaglia, ma dall'altra soprattutto continuare a coltivare, portare avanti le loro aziende, non con poche difficoltà. Quindi veramente grazie a questi agricoltori. Allora, Pavan rimane qui in Piazza Venerio, e volevo magari che la signora ci presentasse alcuni degli artigiani, così cominciamo a mostrarvi che cosa c'è in questa piazza. Seminara, il nostro Gian Domenico Ricci si sta avvicinando a, vediamo, borse, cappelli, tutto fatto a mano. Qui è, certo, naturalmente sono tutti prodotti di artigianato, e quindi completamente prodotti made in Italy e fatti a mano. Qui abbiamo un insieme di aziende che si sono messe appunto insieme per poter presentare i loro prodotti. Sono anche le aziende che espongono adesso alla mostra di artigianato artistico che c'è ad Aquileia, Ozium e Negozium, e sono tutti prodotti di altissima qualità, dalle borse alle mascherine, dai gioielli alle sciarpe, dai segnalibri alla lingerie, c'è veramente di tutto. E poi andiamo, ringraziamo le signore che sono intorno a questo stand, e qua è impossibile non soffermarsi, qui mai Friul Point, My Very Weight, direi che volevo andare da uno dei responsabili, se viene da questa parte oppure la raggiungo io. Allora, che cosa significa essere artigiani? Allora, diciamo, essere artigiani significa creare qualcosa, creare dei valori, diciamo. Qui noi stiamo cercando mi sposto un attimino qua, con il nostro lavoro, in particolare rispetto a questa cosa che facciamo sul Friulano, noi sostanzialmente produciamo e stampiamo magliette con tema e scritta in Friulano. Con la qualità che facciamo cerchiamo di alzare un attimino proprio il livello della idea del friulano, ok? Questo fa un po' la differenza, cioè stiamo aggiungendo in particolare alla nostra gamma dei disegni più fashion, cioè stiamo aggiungendo alla solita idea un attimino della gadgettistica, anche qualcosa di, come si direbbe in senso internazionale, un po' più di cool, come per esempio potete vedere nella maglietta che ho adesso. Questa è una maglietta che possiamo mettere sempre la sera, perché è roba da fighi, possiamo dirlo, insomma. Ma certo che possiamo dirlo. Qui abbiamo delle grafiche che sono accattivanti, che sono spendibili anche per chi non conosce il friulano, cioè se abbiamo dei turisti che vogliono portare a casa qualcosa di dopo aver mangiato il frico, che chiaramente dopo che l'hai mangiato purtroppo sparisce, qui invece ci portiamo a casa il messaggio del friulano con una grafica accattivante che metteremo in qualsiasi contesto e che però porta accanto il messaggio e il valore di questa lingua. Senta, bello tutto, ma questo ha i suoi perché. Allora, questi sono i nuovi cappellini, questo chiaramente è l'Aquila del Friuli, e abbiamo posto proprio l'accento su una nuova realizzazione, nel senso che noi abbiamo voluto mettere delle finiture particolari anche su questo prodotto, quindi non solo la grafica che si vede da fuori, la simbologia che si vede dentro. Abbiamo il riferimento al 1077 che usiamo anche su una nostra maglietta, che è l'anno di nascita della patria del Friul. Vediamo che è un prodotto chiaramente col nostro marchio, e quindi oltre a questo abbiamo sempre fatto con una realizzazione simile, questa è una delle nostre bandiere, quindi Make Free Not War, fate il frico non la guerra, e anche qui dentro abbiamo voluto finirlo con la spiegazione sostanzialmente del messaggio, fate il frico non la guerra,
e noi diciamo che vogliamo Friul for Peace e l'abbiamo scritto anche dentro le finiture del cappellino. E poi abbiamo come nuovi prodotti, i prodotti del momento, abbiamo le mascherine, chiaramente siamo andati un attimino oltre alla mascherina classica della quella del Friuli, abbiamo voluto realizzare un prodotto che comunque è un bel prodotto di sartoria, quindi stiamo cercando comunque, come tutto quello che facciamo, di alzare un attimino il livello, di fare qualcosa di bello. E niente, abbiamo tutte le grafiche che potete vedere, anzi potrei farvi vedere questa che l'abbiamo preparata oggi, è la nuova mascherina per bimbi. Cogliamo l'occasione, vediamo se riusciamo a strappare un sorriso in più. con tutti gli sbestiuti, sparfurlan, insomma il dial, il crot, il purcit, il surì, sono cose che sempre fanno piacere ai bambini, oltre a tutte le nostre altre cose. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro e buon giro. Noi continuiamo in questa diretta, la prima frazione terminerà fra circa due minuti, io proseguo assieme a Tilatti, se vuole seguirci anche Pavan. Sono di qua, scusa? Questo è l'artigiano. Vieni, vieni. Allora, quindi ci avviciniamo e questo invece si porta a Clout. Sì, questo è l'artigianato clautano, è onnipresente nelle nostre manifestazioni, è un classico, la lavorazione del legno e quindi è tutto ciò che si può fare con il legno in tutte le forme, utile e bello. Senta, ma e chi è che prepara questi oggettini, questi due signori? La signora. Signora. Salve. Salve. Allora, questa è una tradizione che parte da lontano? Sì, allora questa è una tradizione che passa dal nonno a mio padre, a io e dopo adesso mi ho passato al figlio. E quindi continuerà questa tradizione? Continua, ma sarebbe l'intenzione, ma se continua così ho paura che bisognerà piano piano chiuderemo la baracca, perché sono troppe spese, non c'è più speranza se non si... Noi abbiamo la forza di mandare avanti, però sono troppe le spese, sono pochi gli introiti con tutti i nostri sacrifici di 7 su 7 e non si vede l'aurora, insomma, ecco. Senta, mi mostra un mestolino clautano brevettato? Sì, eccolo qua. E mi spiega come è fatto anche. Eccolo qua. Allora, questo è un mestolino che ho brevettato io. Ha una forma un po' come particolare, semplicissimo, è fatto in legno di faggio. Allora, come prima cosa è come antigraffio. E questo serve a fare il soffritto, a fare il risotto, a mescolare, a girare la pasta, a girare la minestra, ma però con un segreto, che quando uno deve girare sotto sopra basta che faccia questo segno qua e gira tutte le cose sotto sopra. E abbiamo dato il nostro nome delle nostre montagne, il Dolomix. Dolomix, grazie signora per questa illustrazione. Noi adesso andiamo in pubblicità, la ringraziamo, in bocca al lupo e ci ritroviamo qui in diretta da Piazza Venerio. Valeria Domenis è un'altra storica artigiana, andiamo nelle valli dell'Artigione, più precisamente ad Azita. Signora, le chiedo, questa è una ricetta, la gubana della nonna, prima della diretta chiedevo se non vuol darmi la ricetta la mantenga segreta, invece io sono una delle poche che di fatto insegno. Che faccio i corsi e insegno a fare le gubane. Noi ogni anno, il mese di ottobre, il giovedì sera, insegniamo a fare, nel nostro laboratorio e negozio, insegniamo a fare la gubana e diamo una ricetta che viene. Come è fatta? In breve. Il ripieno della gubana è fatto con l'uvetta bagnata nella grappa, con le noci, con un po' di amaretti macinati, i biscotti, e zucchero, burro e pinoli rosolati nel burro. Pochi ingredienti, però buoni.
Grazie, grazie per la sintesi. La cubana della nonna, Azida di San Pietro al Natisone. Grazie. Ciao. Vediamo ancora in Piazza Venerio, ovviamente presente l'Anonino, miglior distilleria del mondo 2019. E salutiamo anche le persone che si trovano a presentare il prodotto Nonino. La cantina di Modeano è Ostarie Parcenò, quindi è... Scusa, mi spieghi il nome? Parcenò dice tutto, no? Perché no? Siamo quattro soci, ci siamo messi assieme e abbiamo deciso di dare questo nome proprio perché no, abbiamo fatto questa cosa. Il vino che in questo momento tira di più? Ma va tantissimo la ribolla gialla spumantizzata di Modeano, onestamente, quindi abbiamo deciso di fare questa collaborazione per questo motivo. Quindi se volete sapere qualcosa di più dei vini, c'è ovviamente chi ne sa molto più di me. Guardi, veramente in 30 secondi abbinato il vino che sentivamo adesso a che cosa? Beh, sicuramente in questo caso a un'ottima tartina di baccalà mantecato, fatto appunto dalla serie Parcenò. Guarda, è stato sintetico, siamo in diretta, buon lavoro e buon Friuli Doc. E qui vediamo il colore verde, verde speranza, perché qui c'è il pistacchio, ma che pistacchio mi lavorate? Questo qua è un pistacchio meraviglioso e il liquore è davvero speciale, è una novità di quest'estate. Il liquore è molto versatile, lo possiamo usare a fine pasto, insomma da degustare in compagnia con gli amici. È servito molto freddo ed è, sta andando davvero molto e quindi siamo contenti di questo prodotto. Questi bicchierini sono proprio da degustazione? Sono delle cialdine, esatto, che noi consigliamo da abbinare con il nostro liquore al cioccolato, un liquore molto denso che quindi insomma si versa molto bene in questi bicchierini, in queste cialdine. Dopo veniamo ad assaggiarlo. No, vi aspettiamo. Anche perché noi poi dalle 19 saremo in cima al castello di Udine, perché c'è il frico più grande d'Italia, quindi si proverà a battere un record. Dovremo trovare anche il sindaco Fontanini nel minuto e mezzo di collegamento con il telegiornale condotto dal nostro Davide Vicedomini. E qui invece Carusone Sandra, dove ha sede e cosa fate? Noi abbiamo sede a Cavasso Nuovo e siamo produttori della cipolla rossa di Cavasso e della Valcosa e del fricco e della polenta. Come viene trasformata appunto la cipolla? La cipolla appunto di Cavasso e della Valcosa noi la mettiamo nel fricco oppure facciamo le composte di cipolla o la cipolla in agrodolce. Allora, la sorella praticamente preferisce rimanere dov'è? Perché non. È un'azienda a conduzione familiare? Sì, è un'azienda a conduzione familiare, siamo io e mia sorella, poi mia madre, che è la titolare Sandra, e mio padre. Senta, vedo la polenta, grano saraceno? No, è un mais nero di Carnia, è un mais antico. Invece questa è la pitina? Questa è la pitina, sì, non siamo noi produttori della pitina, i produttori della pitina sono i fratelli Gambon di Tramonti e la pitina è un altro dei prodotti tipici friulani ed è anche quello un Presidio Slow Food e un IGP. Grazie anche a loro. Tilatti, che assieme al buon Pavan, qui si trova la provincia di Udine ma anche quella di Pordenone. Beh certo, questo è anche un segnale, anche all'apertura abbiamo visto la presenza dei primi cittadini delle quattro città più importanti del Friuli, quindi credo che anche il mondo artigiano, come credo tutte le altre associazioni, è bene che siano tutti insieme, che facciano rete, perché la nostra è una regione abbastanza piccola e quindi per promuovere tutte le specialità credo che questa sia una vetrina importante. Pavan, la battuta ti ha colpito della doppia del buon Tilatti? Sì, il decano dei presidenti, il nostro insomma, punto di riferimento dei presidenti regionali sicuramente ci insegna, ci dà lo stimolo, il giusto entusiasmo, la giusta carica per affrontare sicuramente un momento particolare, un momento difficile, ma sicuramente la caparbietà, la determinazione dei friulani, che siano agricoltori o artigiani, sicuramente ci faranno uscire a testa alta da questo periodo. De Claricini, Bottenico di Moimaco, è una villa assolutamente da visitare, ma ci sono anche dei vini e vedete che sono etichette assolutamente ricercate. Sì, buongiorno. Allora, noi siamo la Fondazione De Claricini, appunto attorno alla villa abbiamo 12 ettari di vigneto e poi 150 ettari di seminativi biologici. E il vino è in conversione, con la prossima vendemmia sarà bio anch'esso.
e collaboriamo con diversi produttori locali comunque per fare rete, fare cultura sia attraverso i nostri eventi ma anche attraverso il cibo. Grazie, siete bravi, sintetici ed efficaci. Qui invece andiamo a in un altro stand e qui c'è l'apicoltura biologica, ci sono due persone che stanno attendendo di essere servite, ma io ci provo lo stesso, vediamo se c'è una delle due persone che possono presentare questo stand. Siamo in diretta, se viene un attimo la ringrazio, grazie mille. Allora, il miele prodotto dove? Prodotto, come si vede qui nella cartina dietro, è un po' in tutta la regione Friuli Venezia Giulia, a parte di un punto alla laguna di Venezia, e nella zona di Jesolo, proprio sulle barene e sulle isolette. Ecco, che stagione è stata? Ogni stagione è diversa, nella media direi, è andata molto bene in collina, male in montagna, ma è così, la natura è così. La natura è così, e il clima quanto ha inciso? Il clima incide sempre, ogni anno, la primavera c'è un'annata che in aprile è bellissimo e poi piove in luglio, e l'anno dopo piove in aprile e poi... Quindi nella media siamo sempre lì, abbiamo 10 tipi di mieli, ogni uno diverso, sono mieli diversi ogni anno, dipende dal clima. Senta, il miele meno tradizionale qual è? Ne abbiamo più di uno, andrei sul miele di marasca. Il miele di marasca è un prodotto tipico solo del Carso, in tutta l'Italia viene prodotto solo sul Carso, zona di Gorizia, zona di Trieste. È un miele molto robusto, sa di mandorle, molto particolare, si produce molto poco. Grazie. Prego. Grazie e buon Friuli Doc, grazie anche alla sua famiglia che si è per un attimo allontanata. E andiamo da quest'altra parte, abbiamo visto prima un tipo di cipolla e qui cosa troviamo di latti? Allora. Da questa parte dobbiamo andare all'azienda agricola Gianni Carpenedo, c'è sempre per la cipolla, vado un attimo. Le varie lavorazioni, c'è questa coppia con la quale stiamo arrivando insieme in tutti gli stand. Buongiorno, buongiorno. Mi può un po' illustrare da dove arriva la materia prima? Allora, noi siamo di Cavasso Nuovo, praticamente questo è un prodotto tipico del nostro paese, è praticamente stato riscoperto negli ultimi, diciamo, negli ultimi 10 anni, perché era andato, ha rischiato di estinguersi col terremoto del 76, e noi chiaramente insieme all'associazione abbiamo cercato tutti quanti insieme ai produttori di riportare in luce questo prodotto, che adesso ha un buon successo, insomma, speriamo che continui così, insomma, col successo che ha. Da vedo di fatto le cipolle a pezzettoni, ma anche di fatto frullate, trasformate. Esatto, sì, noi praticamente con la cipolla facciamo i trasformati. Allora io propongo 4 tipi di trasformati: abbiamo cipolla con la prugna e l'aceto balsamico, cipolla arancia con un po' di peperoncino, passata di pomodoro con cipolla, cipolla in agrodolce sotto aceto di mele e la classica treccia, che è proprio il prodotto tradizionale, cipolla venduta in treccia da chilo, da mezzo chilo, da 2 chili. Senta, fin dove è arrivato il vostro prodotto? Beh, noi diciamo lo vendiamo un pochettino in Friuli, qualche vendita anche nel nord Italia, così, ma è qualcosa che è arrivato anche al centro, insomma, stiamo lavorando per cercare di spingerci anche oltre, insomma, spero che questo prodotto possa funzionare molto bene, dai. Grazie alla ditta Carpenedo, Gianni Carpenedo, azienda agricola, e qui approfittiamo, vedete, allora, questi sono due signori che comodamente, caro Ricci, prendono la tintarella, sono sereni, e chi li rompe questi? Dove è andata a cena, posso chiedervelo? Alla Nicchia. Alla Nicchia, che è dov'è? È in via Gemona. Cosa pensa di mangiare stasera? Sardo. Sardo? Sì. Lei non è sarda però. No, proprio per quello. Noi... Da dove arrivate? Cavasso Nuovo. Ah, quindi la cipolla... Siamo anche noi parte dell'azienda. Vi salutiamo, e questo è il Safe Box, dove di fatto per entrare qui in Piazzale Venerio bisogna transitare, ti misurano la febbre, è tutto ok, e poi si può iniziare a, appunto, a visitare gli stand che vi stiamo mostrando. Qui invece abbiamo Secchi Antonio e Roberto, signora? È oggettistica in legno, saponi, quindi cose per la casa che rendono più bella la casa. Secchi, da dove arriva? Io sono a Bertiolo, il laboratorio come artigiano Bertiolo, e lavoro il legno, il sapone e oggettini per la casa, per arredare, per profumare la casa. Senta, le sue origini dove portano? Allora, le mie origini portano a Como, ho avuto la fortuna di sposare una brava friulana, per cui sono venuto qua da ragazzo, mi piace tanto il Friuli,
e sto passando gli ultimi miei anni di artigiano prima di andare in pensione qui in Friuli. Ho proprio fatto questa scelta di venire qua. Senta, con cosa hai iniziato? Io ho sempre fatto l'artigiano, perché anche il papà era artigiano, lavorava in legno, e ho sempre lavorato in legno. Ecco, ultimamente, negli ultimi anni, ho inserito anche il sapone. Grazie. Noi proseguiamo, penso che avremo quasi esaurito il tempo anche di questa frazione, abbiamo il tempo anche di incontrare questa signora. Questa è la fata turchina. I capelli turchini. Beh, senta Fatina, lei da dove arriva? San Daniele del Friuli. Ecco, qui c'è un misto di artigianato su stoffa e su tela. Questi sono dei foulard di seta che io ho fatto fare, e con questi foulard io faccio i quadri di seta, che sono quelli lì, e oltretutto poi io faccio la bigiotteria io ho 40 anni che faccio bigiotteria e altre cose. Poi ogni tanto cerco qualcosa di nuovo da fare, perché sennò mi stufo. Senta, il soggetto che le piace più rappresentare su tela o... Allora, il soggetto non tanto che piace a me quanto che piace ai clienti è il bacio di Klimt, che fra l'altro l'ho venduto, li ho venduti tutti quelli che avevo. E cos'è il bacio di Klimt? Il bacio di Klimt è questo, è un quadro famosissimo e rappresenta i due innamorati. Questo è uno dei quadri più gettonati, o se no c'è la Notte Stellata di Van Gogh. Sono tutte le riproduzioni dei quadri dei grandi impressionisti e post-impressionisti. Grazie signora, grazie anche a questa artigiana di San Daniele. Noi proseguiamo con questa camminata, qui c'è anche la stamperia Marconi, storica stamperia udinese, che se non ricordo male si trova nella zona di via Ciconi, e qui ci sono altre magliette che utilizzano appunto talvolta anche la Marileng, come ben se io hai voi. Buongiorno, in un minuto mi può raccontare questo stand? Sì, beh, noi facciamo magliette in friulano e in veneto, perché cerchiamo di prendere entrambe le lingue o i dialetti, per meglio dire, della nostra regione. Le faccio vedere quella di quest'anno, perché non poteva mancare, è questa, mascherine furlane, perché siamo in tema con, purtroppo, con l'emergenza sanitaria, è così, un modo anche per ironizzare, esorcizzare quello che ci sta intorno. Stamperia Marconi, vogliamo mostrarveli tutti in questa diretta di Telefriuli, appunto da Piazza Venerio. Noi adesso ci fermiamo, Giando, se sei d'accordo, andiamo in pubblicità e ripartiamo da qui. Eccoci nuovamente in diretta, la Bottega delle Idee Casarsa. Vedete cosa c'è qua? Quindi questa è una culla. Ragionavo prima col Bontilatti, con il Covid evidentemente le persone sono state più a casa e chissà che il calo demografico si riduca e quindi magari si sono fatti più figli. Vedremo, che Dio ci ascolti, Tilatti. Che Dio ci ascolti, perché avremo bisogno di una nuova generazione. Ecco, quindi questo vuole essere anche un messaggio positivo, insomma, se arrivano dei piccoli tanto di meglio. Sì, abbiamo un'aspirante anche nonna. Lei è un'aspirante nonna? Assolutamente no, è falso. Questo è falso, lo dichiaro in diretta che è falso. È diventata suocera? Sono diventata suocera, questo è bruttino. Lo sposo è suo genero? Sì, esatto. Si chiama, se le fa piacere? Si chiama Beppe. E invece sua figlia? Beatrice. Beatrice, chissà che Beatrice, la nonna di fatto vuole... chissà. No. Come no? Ma no, aspettiamo un momento. Sì, diamo i tempi. Beh, si può aspettare 9 mesi, signora. Signora di Casarsa, ecco, senta, io le restituisco quello che ho prelevato. Mi può spiegare come viene fatta? Allora, qui abbiamo i pannolini, poi abbiamo... questo è un bavaglino, il cuscino è fatto da un body. Un body? Un body. Questo interessa Snidero, il regista, che è papà di due piccoli, quindi lo salutiamo. Perfetto. Quindi, e quanto si sta a realizzare una opera? Tanto, parecchio tempo, mezz'ora, poi dipende dall'articolo. Questo qua addirittura ho fatto tutte le piegoline, tutto fatto a mano, perciò c'è parecchio tempo per poterlo fare. Grazie.
la salutiamo. Casarsa della Delizia si chiama? La Bottega delle Idee Casarsa. Ottimo. Se volete dare un'occhiata. Penso che Giando abbia già ripreso, ma ci riproviamo, che tanto. Quindi qui c'è veramente. Lei usa molto gli asciugamani, piccoli e grandi. Sì, qua sono tutti asciugamani, appunto si parte dall'ospite e poi ci sono tutto se arriva l'hotel o doccia. E lì invece abbiamo fatto degli articoli con i canovacci, i cagnolini, appunto, se lei vede qua c'è il tagliere. È fatto sempre con i canovacci, la farfalla e si arriva perfino a una tovaglia da 12 persone, sempre confezionata così. Grazie. Grazie a voi. Noi proseguiamo in questa diretta, e Tilati c'è ancora, ci sta aspettando. Vorrei andare, vediamo se troviamo l'uomo delle uova, che è là, l'uomo delle uova. Vorremmo anche parlare un attimo con una giovane che di fatto rappresenta. Buonasera, allora, fattoria di Sant'Eliseo. Esatto, esatto. Allora, in poche parole. Intanto spieghiamo dove siamo. Siamo a Sant'Eliseo, che è una frazione di Maiano di 152 abitanti, quindi siamo nel cuore del Friuli, fra le colline vediamo quattro castelli. Allora, alle tue spalle cosa succede? Queste sono le mie uova, quindi il mio prodotto, io produco uova per il consumo ovviamente in cinque colori. Questi cinque colori sono il bianco, il fulvo, l'azzurro, il marrone e il verde. Quattro di questi sono, diciamo, frutto di genetica pura delle galline, mentre quelli verdi, che in America definiscono gli olive egger, quindi le olive, sono il frutto di un incrocio, quindi sono degli ibridi che si ottengono incrociando maschi che producono queste uova, che sono le marans, quindi sono marroni, in Francia vengono dominate extra rosse, in Italia le chiamano le uova di cioccolato perché alcuni sono talmente scuri, come vedete, che sembrano delle uova Kinder, incrociate con le uova di araucana. L'araucana è praticamente una gallina che viene dal Cile, che fa l'uovo azzurro, avendo un gene blu, produce l'uovo dal guscio già azzurro, incrociandolo tu ottieni le galline che fanno le uova verdi. Quindi questa nostra attività è appena iniziata a giugno. Fortunatamente abbiamo, diciamo, già un buon seguito, nel senso che abbiamo dei clienti che apprezzano la possibilità di sceglierle per la prima volta e anche clienti di altissimo livello. Ieri sera, grazie alla Coldiretti, abbiamo ottenuto anche il riconoscimento diciamo dell'Oscar Green, che era un premio che seguivamo da tanto tempo e ci tenevamo a portare a casa. Questo per noi è un altro sprone andare avanti, quindi diciamo la voglia di questi eventi come questo fanno venire più voglia di andare, danno più coraggio, ecco, insomma. Ecco, io, scusa Giando, ti passo davanti, Daniele e arriva, ecco, ma da casa si chiederanno, ma come fanno le galline? Allora, dipende molto dalla razza della gallina, dipende tutto dalla razza della gallina, nel senso che geneticamente, come vedete, marrone, abbiamo le galline che vengono dalla Francia, le Marans, questa è una gallina tedesca che fa questo uovo, mentre abbiamo le livornesi bianco, l'azzurro, le araucane e, come abbiamo detto, le olive sono quelle che fanno l'uovo verde. È tutta genetica, quindi sono animali, e come voi dovete immaginare degli antichi vitigni che, diciamo, attingevano al mondo amatoriale, che io sto tentando per la prima volta di portare al consumo e alla conoscenza di tutti, diciamo, è un sapere che si tramanda tra allevatori. Io l'ho colto in giro per il mondo, quindi in Francia, in Olanda in particolare, e il tentativo è quello di farlo conoscere a tutti, insomma. Ecco. Oh, mi sono permesso di agganciare la tua signora, lo sguardo mi diceva no, non vengo, e io con lo sguardo no, vieni qua, e quindi Ilenia Gomiero ci può spiegare un po' come vengono alimentate queste galline? Allora, innanzitutto cerchiamo di alimentarle secondo natura, quindi attraverso l'uso di proteine naturali, attraverso quindi vermi, lombrichi, ma soprattutto con l'impiego di dei semi particolari che abbiamo scelto, quindi col tarassaco, con la canapa, con l'ortica, e soprattutto perché sono al pascolo, quindi i livelli nutritivi delle uova aumentano notevolmente. Ecco, che effetti ha questo tipo di nutrizione sugli animali? Migliora sicuramente lo stile di vita della gallina, e quindi di conseguenza la gallina fa l'uovo bene, lo fa buono, e quindi anche diciamo che è un'alimentazione che previene anche le malattie, quindi il raffreddore e l'influenza, che la gallina è soggetta naturalmente essendo al pascolo, ovviamente, quindi è più facile che si ammali. Ecco, Daniele Riva, stasera
io e Ricci vogliamo farci delle uova sode. Io ti regalo il cesto con tutte queste uova, previsto, diciamo, di omaggiarti, perché è giusto che tu provi di quello di cui parliamo, insomma, ecco. Io condividerò col nostro operatore, perché sono le persone che non si vedono, ma se non ci fossero loro... abbastanza per tutti, ce n'è quasi una quarantina. Sì. Facendo le sode rispetto a un uovo tradizionale, al palato? Allora, diciamo, quello che tu noti, noi cosa facciamo? Noi facciamo delle prove bendate, nel senso che praticamente noi le assaggiamo nelle varie cotture e andiamo a vedere le varie differenze bendati. È una cosa che potete fare stasera, che è molto divertente, perché così ti accorgi che quello che magari visivamente può sembrare uguale, al gusto è totalmente diverso. Quindi faccio per dirti, il Marans è, a mio giudizio, il miglior, diciamo, tuorlo, il miglior rosso d'uovo che potrai trovare. Stesso dicasi per l'albume del Livornese. Quindi tu troverai, per esempio, che la differenza nell'albume tra il Livornese e l'Oliveger lo troverai più pastoso, più consistente sotto i denti. Queste cose, se le mangi, se adesso tu lo mangi in fretta sto uovo, non ti accorgi, ma stasera ti invito a pensarci un attimo e a provare anche, che so, nel semplice differenza tra il sodo. Senti differenze di volume tra tuorlo e albume, senti differenza anche di sapore, che però io ho inciso, nel senso, su questo fatto di portare l'animale nelle condizioni migliori per farlo, ma il merito non è mio, è frutto della genetica di questi animali che sono secolari. Ecco, diciamo che queste uova stanno di fatto finendo anche in ristoranti stellati. Esatto, per fortuna sì, nel senso che per la prima volta noi abbiamo innanzitutto la possibilità di, diciamo, di avere un allevamento estensivo, che ce ne sono pochissimi, free range, quindi bio in modalità free range, quindi 10 metri di pascolo almeno a gallina, e la possibilità che noi abbiamo, oltre a questi 5 colori, quindi adesso stiamo costruendo, diciamo la parola giusta, un allevamento anche di anatre che fanno l'uovo nero, grigio, quindi sono anatre americane, quindi diciamo la gamma delle possibilità per uno chef è diversa, nel senso che prima è abituato a prendere l'uovo, da noi può scegliere 5-7 tipi di uovo che hanno tutti caratteristiche totalmente diverse, e questo si percepisce con, diciamo, con l'allenamento, come tutte le altre cose. Ecco. Fattoria di Sant'Eliseo, possiamo dire, sicuramente queste le uova sono le guest star, quindi se qualcuno volesse venire a visitare la vostra... Esatto. Noi adesso, siccome vi ho detto, abbiamo cominciato da 3 mesi a produrre le uova, il progetto è molto più ampio, nel senso che noi sulla proprietà, che comunque è di 30.000 metri, vorremmo prima completare l'allevamento, e per quello abbiamo detto, Ilenia parlava di un pascolo che è ancora in fase di completamento, perché abbiamo seminato, diciamo, dei semi che per la prima volta vengono seminati in Italia per garantire un aumento di nutritivi dell'uovo davvero importante, ma il progetto comprende una fase 2, che è quella della realizzazione di un agriturismo, luogo di turismo esperienziale finalizzato a portare la conoscenza su queste cose, quindi sulla gallina, perché oltre a questa attività noi a Latere salviamo razze di galline in estinzione, nel senso che io sono molto impegnato, specie in Olanda e in Francia, nel recupero e la salvaguardia di razze di galline che sono ormai rimaste patrimonio di 5-7 allevatori, alcune solo io in Italia, e mi piacerebbe coinvolgere, perché io vengo comunque dal mondo amatoriale, dall'Associazione Friulana Avicoltori, coinvolgere altri avicoltori, altri amatori, se non altro, a portare avanti appunto la salvaguardia di questi animali, che alla fine sono gli animali più preziosi della corte. Ecco. Senta, quante galline ci sono? Noi abbiamo solamente 800 galline su 30.000 metri quadri, quindi potete capire la proporzione. Le galline si svegliano al mattino e vengono liberate appena dopo l'alba, fanno quello che vogliono, nel senso che alcune addirittura scappano dall'allevamento, ma la sera tornano dentro, perché hanno imparato nei primi 10 giorni a capire quella che è casa, e quindi noi praticamente è libertà assoluta. Tra l'altro, diciamo, adesso abbiamo cominciato a introdurre a Sant'Eliseo anche le anatre, abbiamo alcune pecore, alcune capre, così, ma proprio a livello proprio, diciamo, di utilizzo di compagnia, ecco. Però è bello vedere anche la convivenza tra questi animali, che è assolutamente sempre pacifica. Ecco, ecco, con queste parole il signor Daniele Riva ci ha portato dentro e ci ha fatto sognare, e quindi se volete andate alla fattoria di Sant'Eliseo e andate a curiosare che cosa succede in questa realtà condotta da questi due giovani imprenditori. I premi, vorrei andare da questa signora, c'è un detto che dice: chi non riconosce la propria scrittura è un asino di natura, ed è il mio caso. Ti ho chiesto prima come ti chiamavi, sicuramente è la responsabile dei giovani imprenditori di Coldiretti, però ti chiedo di ripetere nome e cognome. Anna Turato. Ecco, Anna, quindi con orgoglio guardate questa realtà.
Sì, assolutamente. Ieri si è svolta la 14ª edizione di questo concorso, che vede la premiazione di 6 diverse categorie di aziende giovani. I ragazzi della Fattoria di Sant'Eliseo hanno vinto una delle categorie. Per noi è stato sicuramente un onore, prima di tutto, poter svolgere questa serata nel cuore di Friuli Doc, soprattutto in una location come quella della Loggia del Lionello, e pensiamo e crediamo di aver anche potuto costruire un messaggio forte, quello di far capire che anche in un momento di crisi, un momento particolare come quello che stiamo vivendo adesso purtroppo, comunque c'è la voglia di fare, la voglia di fare squadra, di innovare, di investire per poter veramente ripartire, far ripartire la nostra economia. Noi adesso ci fermiamo, così rispettiamo i tempi, andiamo in pubblicità con il nostro Gian Domenico Rizzi, a tra poco. Siamo in diretta, ancora una frazione trasmissione qui da Piazza Venerio. Parlavamo con Anna Turato, che di fatto segue i giovani imprenditori. Come si fa a stimolare un giovane a sporcarsi le mani? Penso che non serva stimolarli, nel senso che vediamo che c'è un forte senso, una forte volontà di ritornare verso il mondo agricolo da parte di giovani, e lo vediamo proprio in questi anni, perché stanno aumentando il numero delle aziende agricole under 35 nella nostra regione a livello nazionale, stanno aumentando di riflesso anche le iscrizioni alle discipline agrarie, all'università, alle scuole superiori, quindi vediamo che c'è questo forte bisogno già intrinseco ai giovani di voler tornare a questo mondo, perché alla fine è un mondo che sicuramente permette di poter sviluppare al meglio le proprie potenzialità e di potersi veramente sbizzarrire con diverse idee. Basta guardare anche i ragazzi della Fattoria di Sant'Eliseo che cosa hanno portato nel nostro territorio. Ecco, allora io poi vado da Luca De Marchi, che di fatto è un altro uomo della Coldiretti, che ha un occhio di riguardo per il mondo degli agriturismo. Sì, allora gli agriturismi hanno passato sicuramente un momento abbastanza complesso per quanto riguarda il Covid, ma la resilienza delle aziende è stata notevole, la ripresa è stata forte, ci sono state zone che hanno lavorato molto di più anche degli anni scorsi, e quindi tutto sommato si è concluso positivamente. I nostri chef degli agriturismi di Coldiretti sono presenti qua a Friuli Doc e propongono i loro piatti, e c'è un forte lavoro da parte loro anche su tutta quella che è la presentazione, su migliorarsi sempre. Coldiretti li appoggia in questo con corsi, con formazione, appunto per migliorare sempre il servizio e garantire una qualità del prodotto sempre migliore. Quanti sono gli agriturismi in regione? Gli agriturismi in regione sono quasi 700, sono leggermente sotto ai 700, Coldiretti ne segue circa la metà, e queste sono le cifre sostanzialmente. È una domanda che sembra banale, ma chi può aprire un agriturismo? Tutti gli imprenditori agricoli possono aprire un agriturismo, l'importante è ricordarsi che quella dell'agriturismo è un'attività connessa, quindi l'attività agricola deve rimanere preponderante, e la qualità del prodotto è garantita dal fatto che appunto sia per grandi percentuali prodotto agricolo. Ecco, per grandi percentuali chi va in un agriturismo? Io vado in un agriturismo, che garanzie ho? La garanzia è quella, adesso entriamo proprio nel tecnico sostanzialmente, e almeno il 55% del prodotto deve essere dell'azienda agricola stessa, e nel totale l'80% deve essere di aziende agricole del territorio. Perfetto. La media di chi gestisce gli agriturismi? Allora, la media si sta sicuramente abbassando, i giovani che puntano all'agricoltura e puntano anche all'agriturismo sono sicuramente tanti, se devo dire proprio una media d'età siamo sui 45 probabilmente. Ti chiedo di presentarmi quella signora che ha questa acconciatura, questo quasi chignon. Elisabetta Tavano, segue i giovani per Coldiretti e segue per noi anche la comunicazione, adesso lascio a lei. Tavano, si avvicini con queste scarpe da ginnastica fluo che di fatto rispecchiano un po'
Quanto è frizzante col diretti? Beh, col diretti è frizzantissima, assolutamente, e frizzantissimi anche quest'anno. Anche quest'anno siamo presenti qui a Friuli Doc, come l'anno scorso, in collaborazione con l'Università degli Studi di Udine, perché comunque abbiamo voluto dare un taglio alla manifestazione legato anche a quella che è la conoscenza del territorio, la conoscenza dei prodotti di eccellenza. Quindi anche quest'anno ci trovate a Palazzo Florio, in quello che è stato chiamato Pala Arena col diretti, dove da due sere stiamo facendo delle cene a tema su prenotazione, anche questa sera e domani sera naturalmente, dove i menù sono realizzati e studiati ad hoc dai nostri cuochi contadini, che sono appunto i cuochi degli agriturismi di Coldiretti, che per l'occasione fanno una task force, si riuniscono e creano questi menù, che sono dei menù fortemente legati al territorio, a quelle che sono le eccellenze. Quindi durante la cena non soltanto si degustano le eccellenze in abbinamento ai vini autoctoni, ma i nostri cuochi contadini presentano anche i piatti prodotti e un produttore presenta appunto quelli che sono i prodotti principe della nostra regione. Avete sentito la Tavano, una task force, sì. C'è la Tavano è avanti, cosa volete che vi dica? A voi che ci state guardando in diretta vi ricordo alle 19 il nostro telegiornale, ci collegheremo dal castello dove proveranno gli amici di Godia a proporre penso il frico più grande d'Italia, se non uno dei più grandi d'Italia. Lei segue i giovani? Sì, io seguo i giovani, allora assieme a Naturato, che avete conosciuto prima, che è la presidente dei giovani, io li seguo in quello che è il loro percorso all'interno della nostra associazione, quindi diciamo facciamo una sorta di anche di formazione per creare quelli che poi saranno i futuri dirigenti di quella che è la nostra agricoltura regionale. Avano, probabilmente le nuove generazioni sanno comunicare meglio rispetto magari ai nostri padri, ai nostri nonni che si sporcavano le mani nella terra. Allora, fortunatamente le nuove generazioni sanno comunicare molto meglio, ma la cosa più bella che emerge è che oltre alla capacità di comunicare sanno sporcarsi le mani, ma la stragrande maggioranza, e parlo ormai di un 80%, sono tutti o laureati o che frequentano l'università, quindi c'è capacità di comunicare, capacità di lavorare, ma consapevolezza e formazione. Allora vorrei chiudere, adesso fra poco sapremo anche quanto tempo ci rimane per ben 5 minuti Gian Domenico, io e Pavan possiamo, salutiamo le sorelle di Pavan, che io lo faccio in tutte le dirette quando Pavan, perché sono buone e gentili, compresi i suoi genitori, li salutiamo, sono a Cividale, e poi spero che la Tavano mi aiuti a trovare un responsabile di questo stand, così li abbiamo presentati tutti e non facciamo, eccolo qua, birrificio campestre, eccolo qua, deciso più che mai. Buongiorno. Buongiorno, salve. No, quasi quasi, buon pomeriggio e quasi buonasera. Quasi sera, sì. Senti, allora, così abbiamo illustrato e poi andremo a chiudere con il presidente regionale di Coldiretti, Pavan. Sì. Se volessimo spiegare come fate la vostra birra? Ma diciamo che il processo di birrificazione a livello artigianale non prevede né pastorizzazione né filtrazione delle birre, quindi birre naturali al 100% e fatte con prodotti sempre scelti in maniera accurata. Voi nascete quando? Noi nasciamo nel 2015, febbraio 2015, quindi quest'anno siamo al sesto anno di attività. Abbiamo un mercato, diciamo, attualmente a livello regionale, col proposito di allargarci un po' nel futuro, perché siamo anche in proiezione di cambiare impianto di produzione un po' più grande, e quindi adesso, a parte quest'anno che è un anno particolare, vediamo. Ti chiedo, se non ti disturba, potresti spinarmi una birra e spiegarmi magari la birra nuova per l'anno 2020? Sì, se vuole non ci sono problemi. Allora ci andiamo, posso invitare anche Pavan, così chiudiamo, perfetto. Di solito chiaramente nel locale usiamo il bicchiere di vetro, ma qua non possiamo, quindi useremo quello di plastica, e diciamo che le nostre birre sono birre
produciamo birre in stile inglese barra americano, quindi sono birre abbastanza lupolate. La tecnica di spinatura è tenere il bicchiere vicino al beccuccio, perché così la birra non perde l'anidride carbonica, che è un veicolo per sentire di più la parte lupolata. Possiamo andare a spinare questa, si tiene il bicchiere in questa maniera, quindi il beccuccio vicino al limite del flusso della birra, e quindi questa è una spinatura. Senta, posso offrirla a Pavanna? Certamente. Lo faccia lei, visto che è il titolare. Una IPA in stile inglese, una birra abbastanza marognola, con una lupulatura importante che va sui sentori agrumati, prodotta con lupoli principalmente inglesi, classica IPA inglese questa. Allora, noi torniamo dopo, perché mezza ce la offre dopo. Certamente. Io e Ricci, Ricci sì, mi ha detto di sì. Presidente, vuole che andiamo in mezzo alle... la Tavano era già al telefono, chissà chi, forse telefonava al suo moroso, suo marito, che salutiamo, San Vito. Salutiamolo, San Vito al tagliamento, sì. L'uomo delle arachidi. L'uomo delle arachidi, sì, adesso faccio un po' di promozione per mio marito. Dopo tanti anni la riscoperta comunque degli arachidi, che oltretutto si coltivavano qua in Friuli Venezia Giulia già anni fa. Mio marito 5 anni fa, nato da una scommessa davanti a una birra, ha detto proviamo a coltivare degli arachidi. Adesso abbiamo le arachidi 100% friulane. Quindi... siccome io sono una persona che ama essere riconoscente, grazie a questa signora eravamo in piazzale Chiavis, dove Col Diretti aperto, già quest'anno abbiamo fatto il secondo compleanno del nostro mercato coperto di Campagna Amica, vendita diretta a chilometro zero con i nostri produttori. Mi ha presentato suo marito e da cosa nasce cosa, e quindi sono andato a visitare, tra l'altro c'è anche il tabacco, sì. Salutiamo, sì. Come si chiama tuo marito, che non ricordo? Marco De Munari. Ciao De Munari, ci vediamo presto. Allora, chiudiamo in bellezza con un uomo, e che uomo, andiamo col signor Pavan. Mi permetti due precisazioni, tu hai toccato il tema degli arachidi e prima abbiamo visto spinare della birra. Col Diretti a livello nazionale è stata l'associazione che ha costituito per prima in Italia il primo consorzio a livello nazionale dei birrifici artigianali. E per quanto riguarda proprio questi giorni, nella giornata di ieri, il nostro presidente nazionale ha costituito il primo consorzio a livello nazionale sulle arachidi. Quindi il percorso di Col Diretti per quanto riguarda la valorizzazione dei prodotti di produzione made in Italy, sicuramente un impegno importante, un impegno di grande determinazione nella valorizzazione di questi prodotti. Assieme a un altro grande risultato che noi abbiamo ottenuto sempre a livello nazionale, che è quello della caduta del segreto di Stato. Noi oggi possiamo dire con grande orgoglio di aver portato avanti una battaglia che andava avanti da più di vent'anni e che vede riconosciuto finalmente una battaglia giusta per la valorizzazione del Made in Italy, ma soprattutto permette al cittadino di scegliere i prodotti e l'origine dei prodotti. Quindi il cittadino, il consumatore è in grado oggi di poter decidere che tipo di agricoltura premiare. Quindi veramente risultati importanti, grandi battaglie, grandi risultati che ci rendono particolarmente orgogliosi. Orgogliosi da un lato per quanto riguarda i nostri agricoltori, le nostre produzioni, ma dall'altro anche per quanto riguarda lo staff, i nostri collaboratori di Col Diretti, persone veramente motivate, persone con grande entusiasmo, determinate, che vogliono essere al fianco degli agricoltori e assieme agli agricoltori difendere delle eccellenze importantissime. Ricordo solo un dato: noi in Italia abbiamo lo 0,8 della produzione agricola mondiale, ma deteniamo il 70% della biodiversità mondiale. Credo che questo dato esplichi in maniera chiara qual è il percorso che dobbiamo fare come mondo agricolo. Grazie al presidente regionale di Col Diretti, grazie a tutto lo staff che mi ha assistito in questa diretta, e grazie al nostro Gian Domenico Ricci. Vi mostriamo in chiusura la piazza, quindi sapete che questo sarà un luogo che sarà aperto anche ovviamente domani. Saluto Maura delle Case e lo faccio molto volentieri, anche Rachele Francescuti, che di Confartigianato sempre. Noi adesso ci salutiamo, grazie Gian Domenico.
Domenico Ricci, un saluto al nostro Francesco Snidero, telegiornale ore 19, vi ricordo, breve collegamento da in cima al castello per il frico più grande d'Italia, tra poco. Questa trasmissione è stata offerta da Modula Group e Modo.